40 anni di carriera festeggiati sul palco arianese. Mattia Bazzar, con un repertorio tra i più belli della musica italiana, incantano il pubblico irpino che si è radunato in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima al piano di zona, organizzati dalla parrocchia guidata da Don Alberto Lucarelli e il Comitato Festa. In queste quattro decadi i Mattia hanno attraversato varie stagioni, anche musicali. Ciò nonostante sono rimasti al centro dell'attenzione popolare, un affetto dimostrato anche ieri sera. Negli anni 70 fu Piero Cassano a formare il gruppo, proprio lui si racconta alle telecamere di Canale 58. Che lo stile è un qualcosa di molto particolare, o ce l'hai o non ce l'hai. E noi, nonostante i vari cambi, persone, artisti, voci che si sono alternate all'interno del Mattia, abbiamo sempre mantenuto uno stile, che poi lo stile è quello che ti denota la tua presenza sul mercato, perché è subito riconoscibile, e quindi questo è un pregio che io credo che per il Mattia sia qualcosa di indistruttibile. Un saluto al pubblico anche da parte di Giancarlo Golzi, batterista e autore dei Mattia Bazzar. I piatti più semplici sono quelli più difficili da realizzare. Una canzone è la stessa identica cosa. Il nostro segreto è quello di aver avuto sempre un'autonomia, oltre che uno stilema, come diceva Piero prima, un'autonomia autorale. Questo ti avvantaggia tantissimo su quello che sono gli altri artisti o altri gruppi, anche se noi poi abbiamo sempre guardato a noi stessi, perché non siamo un gruppo da gossip, da giornali, nonostante i 40 anni di carriera, i due festival vinti e altre posizioni raggiunte con traguardi internazionali, ma siamo sempre stati, forse il fatto di arrivare da una città come Genova, che è una città molto chiusa a cerchi, a compagnie, ha fatto sì che diventassimo un gruppo dedicato alla musica e non al successo conseguente alla musica.